a tutti amici e bentornati in Jurassic World Evolution. Come al solito io sono Amorushi Kidal, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, fermi tutti, fermi tutti. Allora, novità importantissime, soprattutto la prima supportate questa serie. Ve lo dico perché? Perché questa serie, altrimenti me la gioco io e non la porto più sul canale, semplicemente perché vedo pochi like, quindi il like è lo strumento per farmi capire se vi piace questa serie. Quindi lo dico a chi la sta seguendo, ricordatevi di lasciare il like e il mi piace. Altra novità la troveremo nel gameplay, quindi direi di non perdere tempo e andare subito sul gameplay, anzi, nel gameplay. Insomma, andare a giocare la partita. Vi ricordo ulteriormente di scrivere qualche commento se volete, lasciarmi la vostra impressione o un consiglio oppure cosa ne pensate. Ovviamente iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate la campanella per essere avvisati da YouTube. Però esistono anche le pagine Instagram e la pagina Facebook e il gruppo Telegram dove arrivano le notifiche dei video pubblicati. Quindi importante per rimanere comunque in contatto. Detto questo, amici, direi che ci vediamo subitissimo in game. Ed eccoci in game, amici! E io sono andato avanti off camera, come vi avevo detto, e guardate qua. Allora, monorotaia è veramente lunghissima. Lunghissima, guardate là, si vede da qua, cioè proprio lunga tutto il parco e segue tutto, fottutamente tutto il parco. Esattamente da su a giù. Guardate, questo è l'alto, arriva tutto giù qua, arriva di qua, arriva qua e arriva qua. C'è una cosa che ho notato, cioè il fatto che comunque, vedete qua, dinosauri osservabili 0 e non è l'unica cosa, che però in realtà sono osservabili perché ci passa dentro la monorotaia e questo va per tutte le stazioni che sono 3 della monorotaia, cosa un po', vediamo, cioè strana, cioè vedo strana sta cosa qua comunque. Va bene, detto questo, continuiamo a fare ovviamente spedizioni. Io sto facendo spedizioni più che altro per recuperare un po' di percentuali da altri genomi che non avevamo recuperato abbastanza. Questo giusto per dirvelo. Poi ho costruito, allora, il centro di innovazione 2. Qua ho fatto dei fast food e negozi di giocattoli. Andiamo sui Raptor e sono ben 4 i Raptor, guardate. E ci sono state anche delle, diciamo, disavventure sui Raptor, anche off camera, perché ovviamente i Raptor, vedete, sono in quattro, di cui uno obiettivo intrattenimento, quindi fantastico, e Alfa. Quindi, cioè, ci So sono di state essere in un delle. sacco di impegni, ma questo contratto qui Accettiamo la non missione sembra di anche se essere non vero. credo che la Qui faremo, forse ho un o po' almeno non esagerato, ma che subito. ti costa darci un'occhiata? Quindi ci sono state delle disavventure. Poi qua abbiamo i nostri amici Dilophosauri, sono ben 3, quindi wow. Le entrate, guardate qua, siamo quasi alla 5 stelle, le entrate sono 494.000, quasi 500.000 al minuto. E fantastico. Poi si va verso nord e qua, oltre a aver rilasciato lo Wyongosaurus, Chissà perché mi preoccupavo. che è un altro Era contratto ovvio che ce l'avresti completato, fatta. guardate che bello. E aver ovviamente cambiato un po' i dinosauri che ci sono nel recinto qua. Qua siamo sempre col nostro Metracanthosaurus, come cavolo si dice. E però qua il Ceratosauro. Fantastico, ho messo il Ceratosauro qua, che era uno degli obiettivi. E nell'hotel, guardate, la panoramica si può in realtà vedere, ma anche qua l'hotel non dà niente. Trasmissione in arrivo, attenzione. Abbiamo completato una nuova cosa, gene steppa ora disponibile. Abbiamo Quindi molti nemici, persone, società, enti. Non si fermeranno davanti a nulla pur di ottenere la conoscenza e la tecnologia che possediamo. Ascolta, non piaccio a tutti. Qualcuno dice che sono freddo, ma loro non sanno quello che so io. il problema non è quello che il dottor Wu sa, ma ciò che ha in mente di fare con quella conoscenza. quello che non sa, però va bene. Centro di ricerca, andiamo a vedere che
Non c'è più neanche una ricerca, ho fatto anche tutte quelle da 4 milioni, guardate quanto stiamo recuperando a livello di soldi. Fossili. Allora, qua estraiamo il DNA, qua estraiamo il DNA e attenzione, manteniamo questi fossili qua. Perché qualcuno di voi mi ha detto, ehi Amon, quando cambi l'isola e vai in quella nuova, il problema è che, come ci aveva detto, il problema è che ci sono dei debiti, quindi bisogna sanarli. Guardate, il denaro disponibile è meno 950.000. E portare dei fossili, non so se si possa, però forse sì, ci potrà essere d'aiuto per recuperare i soldi. Quindi questa è una delle possibili tattiche. Ma, amici, attenzione! Mentre qua finisce, forse avete notato qualcosa sulla mappa. E se non l'avete notato, ve lo faccio rivedere adesso. Guardate qua, nella mappa. Non è questa la mappa, ma è questa la mappa. Guardate, abbiamo sbloccato Isla Muerta Est anche. La zona est di Isla Muerta è soggetta a piogge occasionali e tempeste, ma la sua spiaggia la rende un luogo ideale per stabilire le tue operazioni. Questo fa parte del DLC, appunto, del dottor che abbiamo sentito prima, Harry. Allora, vai all'isola Muerta Est, missione completata di 0 su 3, contratto in corso, numero di visitatori 0. Io andrei a vedere cosa diavolo succede lì, perché questo fa parte del DLC, quindi non è nella campagna principale, ma è un'aggiunta. E sono curioso di vedere cosa diavolo succede qua. Ed è in Come effetti puoi vedere, questa struttura è una nascosta, nuova isola, anche se è la e per un stessa. buon motivo. Se e quando ce ne sarà bisogno, te lo rivelerò. Per ora cerca di sfruttarla al meglio. Ok, quindi questa è una totalmente nuova Non isola. piace affatto il modo in cui il dottor Malcolm sta influenzando le nostre operazioni qui. È troppo cauto. E questo ha conseguenze negative sulle nostre divisioni. Ti affiderò Ok. diversi compiti mentre continuerai a collaborare con le varie divisioni. Comportati come sempre, ma non rivelare per nessun motivo che stai lavorando anche per me. Deve restare tra noi. Chiaro? Allora, questo dottor Henry V potrebbe farci fare delle missioni strane. Tra l'altro, non va più via Mi sono Ah, perso ok, qualcosa. attenzione. Non sapevo Caput nemmeno Finch. dell'esistenza di questa struttura. Beh, ora che lo so, pensiamo a come farla fruttare. Ok, molto bene. Quindi qua abbiamo le stesse cose, cioè l'isola, stessa roba, abbiamo già le cose sbloccate, ovviamente, abbiamo già le cose nuove, però anche qua, ovviamente, così come i dinosauri, però in realtà, guardate qua, non c'è costruito praticamente nulla, se non un centro di spedizioni, non male. Abbiamo tra l'altro quasi 4 milioni con delle entrate, perdiamo 10.000 al minuto, dobbiamo iniziare a far arrivare la gente, e una centrale piccola, cioè veramente poco nulla. E arriva il primo nostro dinosauro, un Dilophosaurus. Ho voluto iniziare subito da questo, per spingere un attimo il parco, ovviamente. Dilophosaurus con geni modificati costa 670.000 farlo, cioè proprio devastante. Eccolo qua il nostro Dilophosaurus. Ora bisogna vedere come sta, anche perché vedete col sociale lui gradisce altri, insomma, altri della sua famiglia, del suo genere. Quindi bisognerà fargliene qualcuno prima che si arrabbi. Però per ora va bene così. E per far arrivare le prime persone non è male. Già 89 visitatori, guardate qua che bello. Adesso se ne va, ha abbondante acqua, insomma. Ha un po' di tutto, ovviamente il parco qua fa un po' schifo per ora, abbiamo appena iniziato, soddisfazione scarsa e varietà scarsa. Altra cosa importante di questo parco è che credo che il nostro dottore ci farà fare le ibridazioni fra dinosauri. Intanto qua ho fatto un ulteriore recinto, questa volta bello pesante, per mettere qualche erbivoro, magari qualche erbivoro che abbiamo scoperto, perché man mano qua bisogna iniziare a fare i soldi e
e servono ovviamente dei dinosauri. I dinosauri, ho visto carnivori, comunque danno quel qualcosa in più ai visitatori perché sembra che piaccia, però gli erbivori diciamo che ci fanno, cioè ci stanno bene perché sono un po' più tranquilli e quindi insomma dobbiamo curarli di meno. Sicuramente l'anchilosauro è uno di quelli che voglio sicuramente fare, che l'ho fatto nell'altro parco, però insomma è passato un po' così in secondo piano. Il Corythosaurus non sarebbe male, stiamo a vedere. E un altro bel dinosaurino, disonaurino stavo dicendo, è arrivato. Ho notato che in quest'isola c'è parecchio buio, cioè è più incentrata sulla Ecco, notte, almeno questo è un sembra. Ankylosaurus, forte, corazzato e con una coda che usava come un'enorme mazza. Persino nel Cretaceo, a volte un oggetto contundente poteva essere più utile di uno affilato. Dunque, che è un erbivoro, quindi ovviamente non un carnivoro, eccolo qua. Andiamo a vedere un po' le statistiche. Cibo, ok, adesso mangerà. Acqua, adesso berrà, ma ce n'è. Comfort, ok, pascolo buono. Foresta, ok, popolazione, anche questo sociale. Ha bisogno di qualcun altro suo, però diciamo che questo aumenta un po' la varietà. Vediamo le entrate, siamo a 83.700 al minuto. Prima ne perdevamo 10.000, quindi abbiamo iniziato a guadagnare, anche se comunque il costo è abbastanza alto. Allora, ho aumentato un po' qua il recinto. Qua siamo sempre con il nostro solito Dilophosaurus, che adesso è qui da qualche parte. Eccolo qua. Vedete che è notte. Particolarità di quest'isola che c'è il giorno, però soprattutto per ora ho visto notte. Ho messo il centro acqua, abbiamo due centrali elettriche piccole, un centro di spedizione non ancora utilizzato, una postazione guardiani con ben tre veicoli. Una cosa che non ho fatto e mi sono dimenticato è mettere un cancello. Qua, come al solito, mi dimentico il cancello così se dobbiamo ricaricare non abbiamo una mazza da caricare, una pazza stavo dicendo da caricare. 96.000 per rifornire questo, aspettiamo. Abbiamo 202.000 e adesso bisogna continuare. Ah, ho messo anche un ristorante qua. Oggi non riesco a parlare in questa puntata. Comunque, bisogna continuare a fare investimenti in attesa che il dottor ci chiami per qualche cosa. C'è da dire che partire con l'isola zero, senza recinti né nulla, anche se è un bel budget, insomma, non è propriamente una cosa bella. In realtà abbiamo un bel po' di spazio anche da questa parte qua. Quindi pensiamo bene a come fare, a che spazi anche lasciare inizialmente, magari per fare la monorotaia e altre cosucce molto interessanti. E liberiamo l'ennesimo dinosauro. Adesso vi do un piccolo aggiornamento su cosa ho fatto, cosa ho costruito. Questo ovviamente è uno dei dinosauri che potrebbe, anzi, ci porterà sicuramente molta più popolarità, varietà di dinosauri. Ovviamente il Ceratosauro è un po' il simbolo un po' di questa serie, diciamo così. Allora, sediamolo subito perché è nel recinto del Dilophosaurus e anche il Dilophosaurus, vedete, è notte. E il Dilophosaurus, anche lui, poverino, ho dovuto sedare per mantenere tranquillità. Adesso lo alzo e lo abbasso così si risveglia subito. Io non ho ben capito quanto tempo ci impiega. E preparo una squadra di trasporto per il nostro Ceratosauro, amici. Tra l'altro, Ceratosauro, tutti i dinosauri che vedete sono modificati nei geni. Ceratosauro, vediamo. Ok, si è addormentato. Perfetto, perfetto. Si sta addormentando, non si è ancora addormentato. Vediamo un po'. Ok, è crollato. E lo trasportiamo qua. Allora, ho fatto una nuova recinzione qua, appunto per il Ceratosauro. Qua lasciamo il Dilophosaurus perché devo capire con che dinosauro potrebbe andare d'accordo, però per ora lo lasciamo qua. Qua, ovviamente, mettiamo il nostro Ceratosauro, che dovrebbe stare abbastanza bene. Qua ovviamente ho fatto il centro di ricerca di fossili e in effetti, amici, guardate i fossili che
recuperiamo e possiamo anche utilizzare qui. Fantastico. Cioè, quindi sono collegati nelle isole i fossili. Quindi per quell'isola dove abbiamo il debito, in teoria con tre di questi abbiamo già recuperato il debito. Quindi non è male la cosa. Dopodiché qua, vediamo un attimo. Ok, è notte. Vediamo anche come si vede di notte. Questa è la situazione del parco, ovviamente, degli erbivori, dove abbiamo, e andiamo a vederli di qua. E sta arrivando una tempesta. Ecco, una cosa che non ho è tanti edifici di emergenza. Però ho fatto abbastanza stazioni meteo. Non ho coperto tutto il parco ancora, però speriamo che non succeda nulla di che. Comunque stavo dicendo, guardate qua, abbiamo un Ankylosaurus, che è questo, quello che abbiamo liberato prima, bellissimo. Dinosauro eccezionale. Un Edmontosaurus, che è questo qua, è un erbivoro considerato medio-grande, quindi va bene. Intanto allarme tempesta. Due Dracorex ne ho perché uno era. Si sentiva. Tra l'altro, uno è alfa, ovviamente. Si sentivano, tra virgolette, soli. Però servono per comunque come varietà del parco. E degli Strutuminius. Ovviamente, anche questi vi faccio vedere con colorazioni diverse. Si vedono tutte e due. Soprattutto con colorazioni diverse perché ci tengo anche a cambiare. Ho fatto anche un hotel. Ora. Vediamo qua la situazione. Ceratosauro sta bevendo. Vediamo se sta bene. Allora, sta benissimo. Il pascolo potremmo aumentarlo. La foresta va bene. Popolazione va bene. Gli metteremo magari qualche altro suo compare, magari di un altro colore. Guardate, questo è quello che vedono le persone se non fossero nel rifugio. Ora, sono nel rifugio e c'è. Tra l'altro, qualcosa di rotto sembrerebbe, o di non funzionante, e infatti questa si guasta quasi sempre. Non so però perché è già la seconda volta che si guasta questa sottostazione. Non ho idea del motivo. Ora, comunque, andiamo a vedere. Vedete che abbiamo 891.000. Il parco. Andiamo a vedere. È buono perché 8 dinosauri, varietà adeguata. Benessere ottimo, sicurezza ottima, capienza ottima, soddisfazione ottima. Alle 3 stelle arriviamo, si sblocca la valutazione con le 3 stelle, appunto, la riduzione dei costi mangiatoie. E una stazione meta avanzata alla quinta stella, quindi ci sarà da giocare parecchio. E come sempre, off camera andrò avanti. E soprattutto vorrei capire il dottor V, finita la tempesta. Tanto Signore, signore, non ho mai dubitato di te. contratto. Beh, in realtà a volte sì. Ma ce l'hai fatta? Ti ringrazio. Molto bene, abbiamo 1 milione, guardate, stiamo aumentando ovviamente 200.000, stiamo aumentando le stelle, stiamo aumentando tutto, che va benissimo e quindi possiamo ovviamente migliorare il tutto e procurarci altri dinosauri. Ora il centro Hammond è qui e in realtà sarebbe buona norma. Cavolo, che il Ceratosaurus fosse qui. Il problema è, il Ceratosaurus qui potrebbe creare dei problemi? Sicuramente al Dilophosaurus sì, intanto sta sorgendo l'alba. Vedere, ogni tanto vi faccio vedere le cose perché giustamente, insomma, è bello anche farvele vedere. Possiamo anche pilotare l'elicottero, quindi, cavoli, cioè. Guardate, e possiamo farci un giro. Tanto possiamo sparare anche noi oppure farci un giro per il parco, che non è male. Guardate, possiamo vedere i nostri dinosauri da un altro punto di vista, diciamo, rispetto al solito, anche andando in giro, ovviamente. Possiamo farci un giro della nostra isola al Soldi sono George soldi, Lambert. sicurezza. E anche io la penso così. Ben fatto. Molto, molto bene. Ricompensa reputazione, adattamento alla foresta, geni associati a tratti. Ottimo. Ora, una cosa che manca. In realtà, spero anche l'elicottero ritorni indietro da solo e non rimanga qua oppure cada. Spero di no, ma credo che possa. Sì, sta tornando da solo, per fortuna, devo dire. Quindi, allora,
C'è da capire un po' di cose. Sicuramente una cosa che non abbiamo è il centro di ricerca. Perché non l'ho ancora fatto? Il centro di ricerca è cosa che ci serve. Il problema è che ho lasciato qua uno spazio perché ho detto sicuramente, spero che ci entri qualcosa. Non c'entra niente. Quindi potremmo utilizzarlo per il Ceratosaurus, questo coso qua, se spostiamo il Ceratosaurus qua. Perché comunque di Dilophosaurus se ne facciamo tipo 3 o 4, o magari lo utilizziamo per i Velociraptor, questa gabbia qua. Comunque non è comodo il centro Hammond, bisognerebbe farlo in altre strutture. Quindi insomma, sto cercando di capire cosa conviene fare di più. Vabbè, il centro di spedizione facciamolo qua. Tanto male non fa. I sentieri sto facendo questi qua un po' più belli per migliorare il parco. Bisognerebbe cambiare questi qua che sono in terra battuta schifosa. Sostituiamoli già che ci siamo. Così, 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 così. Là, perfetto. Questo anche. Questo qua. Ok. Sono altri punti. A me sembra che questo sia in terra battuta un pezzo. Ah, infatti. Ok, me lo fa fare. Vediamo se ce ne sono altri. Qua le giunture sono in terra battuta, ma non si possono sostituire. Si possono fare invece strade più larghe, ma purtroppo non in tutti i punti. Tipo qua potremmo farlo per far sì che la, insomma, camminino in maniera più decente. Qua no. C'è un'ostruzione dovuta o al palo. Insomma, o al palo, oppure non so, forse all'edificio. Qua lo fa fare, ad esempio. Insomma, qua c'è tipo un imbuto. Forse è questo edificio qua. Non lo so, cioè, è un po' da capire. La costruzione qua, insomma, non è il massimo. Voglio vedere nel centro di ricerca, a questo punto, cosa possiamo ricercare. In realtà, nulla. Potevamo non farlo. Per ora nulla, perché io sono in attesa che il dottorino qui ci dica: amico, fai altre cose. Quindi, cioè, bisogna mettere comunque avviata l'isola. Adesso io andrò avanti off camera. E amici, nel prossimo puntata andremo avanti, vedremo cosa ho fatto off camera in quest'isola qua. Vedremo come e se abbiamo missioni nuove del nostro dottore, che ci darà sicuramente di bridare qualche dinosauro. Intanto qua è fantastica la cosa, veramente è fantastico. A capire se spostare lui, però va bene. Vi ricordo, amici, di supportare la serie va avanti grazie ai vostri mi piace, like, commenti. Importante il mi piace, cioè voi che state vedendo il video mettete il mi piace, perché altrimenti, cioè, potrei anche fermare la serie, visto che se non ha tanti mi piace potrei fermare la serie. Detto questo, amici, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare, anzi attivare la campanella. Esiste la pagina Instagram, esiste la pagina Facebook, gruppo Telegram, in descrizione Telegram e tipo WhatsApp, e possiamo parlarci. Detto questo, Incubus chiude e libera due nuovi dinosauri. Va bene, la teniamo, che sicuramente lo facciamo. E amici, ci vediamo nel prossimo fottutissimo video. Ciao a tutti.